Allora, l'inizio del secondo raggruppamento, parla Emiliano Romagnolo. Abbiamo adesso il susseguirsi delle sezioni dell'Emilia Romagna e la prima che apre la sfilata del secondo raggruppamento è la sezione di Piacenza. Anche Piacenza è una di quelle sezioni che ha un'immagine che solo gli alpini sanno correggere. Piacenza è una sezione di montagna. Il territorio della sezione di Piacenza è diviso in vallate, dalla Val Tidone alla Val Trebbia, alla Val Nure alla Val Darda, per finire con la Val Chiavenna. È vero che Piacenza è una provincia della pianura padana, ma Piacenza ha un territorio in grandissima parte montano, con enormi tradizioni alpine e con grandi tradizioni di tutela del territorio montano. Piacenza, la primogenita, non perché siete stati educati, l'avete imparato a amare gli alpini e il vostro paese ha imparato a amare gli alpini. Grazie, grazie ai gruppi delle valli, i vostri settori, le zone delle valli, la prima zona Val Trebbia, Val Tidone, Val Nure, poi Val Darda, Val Chiavenna e poi ognuno di voi, dei vostri gruppi, rappresenta un passaggio in quel mondo meraviglioso che è l'Appennino alle spalle della pianura nella zona del Piacentino. Inutile dire che noi tutti ricordiamo con affetto la vostra ospitalità. La Adunata di Piacenza è stata una delle adunate più amichevoli e più divertenti che abbiamo fatto negli ultimi anni, anche se di anni ormai ne sono passati troppi, ma non tanto per voi quanto per noi che invecchiamo. Però la Adunata di Piacenza era uno di quei momenti in cui tu coglievi la vera natura di un mondo. Prima città ad aderire nel lontano 1848 al Regno d'Italia, alla prima cellula del Regno d'Italia. Vessillo con la medaglia d'oro del capitano degli alpini Cella, medaglia d'oro al valor militare alla memoria dell'alpino Sidoli. Eccolo, eccolo il territorio delle valli del Piacentino. E dietro il consiglio sfilano gli amministratori del territorio e lasciatemi dire, questa volta in maniera assoluta, neanche un cappello alpino tra i sindaci, questo per noi è un onore più grande che se lo aveste portato tutti, perché vuol dire che siete con noi, perché ci capite, perché ci conoscete, perché ci apprezzate. Era un modo per calarsi in quella specie di metaverso che è la vita che conduciamo quando veniamo in Adunata. È come se fossimo in un mondo sospeso, un mondo diverso in cui tutti perdiamo i contatti di tutti i giorni e ritroviamo i contatti di una vita. Bello che gli alpini di Piacenza, da sempre costruttori di pace, siano contenti e siano affettuosamente vicini
a tutti gli alpini d'Italia. Vedete, una delle ragioni che fa dell'Associazione Alpini e della giornata della sfilata, della dunata, un momento particolare, è che in questo paese vedere tanta gente così, proveniente dalle più disparate terre dell'Italia, condividere un progetto, un'idea, un modo di essere. Voi siete la dimostrazione che l'Italia c'è, che l'Italia esiste, che non è solo un fattore geografico, perché se da Piacenza, con tutto quello di buono che ci sarebbe da fare a Piacenza, venite fino a Vicenza per stare insieme agli amici, vuol dire che quell'esperienza è un'esperienza che paga. E guardate un'altra cosa, non l'ho detto prima, lo dico stavolta. Guardate chi tiene gli striscioni. Tra noi ci sono a reggere gli striscioni alpini, ex ufficiali, amici degli alpini. Non facciamo mai distinzioni tra noi. Tra noi non ci sono distinzioni. Noi siamo quel pezzo d'Italia che è abituato a guardare e a valutare la gente soltanto in un modo. Sei buono o sei cattivo? Se sei buono ti permetto tutto, anche di banfare, anche di esagerare, anche di bere un po' di più. Ma se sei cattivo, con me non ci vieni. È banale, è infantile, ma quanto semplificherebbe la vita di questo paese smetterla di distinguerci per generi e cominciare a distinguerci per indole.